Buonasera e benvenuti al Don Orione. Questa è la 17ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Di fronte Footballate Roma Nord e Checco dello Scapicollo. Il Footballate ha iniziato bene, più avanza Contilink, ha cercato Aliberti centralmente, grande protezione della sfera di Aliberti, palla De Angeli, il dribbling di De Angeli, il tiro deviato, fuoco, rete, rete del Footballate Roma Nord, subito in vantaggio, subito fuoco, 1-0 sull'azione di De Angeli, gli uomini di Bonfiglio vanno in vantaggio. Checco dello Scapicollo in difficoltà, continua l'impostazione, palla a terra dei padroni di casa, Contilinca che cerca la sovrapposizione di fuoco, il cross e Aliberti col tacco, il bomber del Footballate Roma Nord, la sua deviazione di tacco sinistro, beffa Molon e il raddoppio del Footballate, 2-0. Checco colpito a freddo che va in pressione su De Angeli che sbaglia, attenzione, lascia lì il pallone al lato corto, Vladescu la parata, poi arriva Bogdanov e la palla attraversa l'area. Ecco il Footballate a destra con Cardelli dentro, Aliberti si gira, la palla rimane lì, fuoco, super Molon, poi Cardelli torna sul pallone che rimane in area, dentro va Aliberti, Aliberti, 3-0 del Footballate, la doppietta del bomber in maglia numero 11 che non si ferma più. L'attacco continuo degli uomini di Bonfiglio, adesso a destra con Giai, dentro per Aliberti, il collo destro, non può nulla Molon, nemmeno stavolta la tripletta del bomber, continua a segnare a raffica Aliberti, 4-0. Vladescu dopo aver bloccato con le mani per De Angeli, indeciso sul da farsi, la lascia lì De Angeli, arriva Brunetti da dietro e rimette in partita i campioni in carica, il piattone di Brunetti sull'errore di De Angeli, il 4-1 del Checco dello Scapicollo. Il Footballate in contropiede col titano Cardelli che porta la palla al lato corto, Aliberti in area, si gira, super Molon ancora. L'azione che parte da lontanissimo, il lancio con le mani di Vladescu, occhio perché la sfera passa, De Angeli dentro, Aliberti si gira, la grande Molon con i piedi, poi cola ancora, super Molon, evita il tracollo. Sfera recuperata qui dal Checco dello Scapicollo, anzi no, arriva Cardelli che ha spazio, il destro, Molon a mano aperta. Il Checco prova a rispondere in qualche modo con l'azione solita, manovrata in orizzontale, cercato italiano, al lato corto, il tiro cross e la rete di Nardecchia col piattone, il tap-in del numero 9 che riporta in partita il Checco, 4-2. Checco che prova a uscire ma De Angeli, in pressione De Angeli, il gol del capitano pone fine al match. De Angeli, il 5-2, va a recuperarsi il match col corpo, poi batte imparabilmente Molon, 5-2. Il Checco continua comunque orgogliosamente ad attaccare in area, cade un giocatore, calcio di rigore. Brunetti contro Vladescu. Brunetti alza la palla sotto la traversa, imprendibile per Vladescu, 5-3 del Checco dello Scapicollo che non vuole demordere. Occhio al Footballate, il contropiede, 3 contro 2 a sinistra, c'è Aliberti, la piazza, il poker di Michelangelo Aliberti nel giorno più importante, nella sfida ai campioni d'Italia, nessuno mai come lui, 4 gol al Checco in una sola partita, 6-3. Al lato sinistro continua l'azione del Checco dello Scapicollo, al limite palla fuori a Nardecchia, la botta di Nardecchia, i campioni che vogliono rimanere in partita fino alla fine, il 4-6 del Checco dello Scapicollo. Palla al centro, parte il tiro di De Angeli respinto, ma non c'è più tempo, triplice fischio, ha vinto il Footballate Roma Nord, incredibile 6-4 al Checco dello Scapicollo che per il secondo anno consecutivo esce con 6 reti subite dal Don Orione, protagonista assoluto Michelangelo Aliberti con un super poker. Sicuramente il motivo è che nelle prime 10 partite ci stava Mister Marian che non mi conosceva. Molte volte non mi ha convocato, non mi ha fatto venire al campo, da quando è cambiato il mister è arrivato Alberto Loi, mi conosce praticamente da quando sono nato e sta la mia potenzialità e con lui riesco a esprimerla al meglio. Soprattutto, come ho detto, da quando è cambiato il mister abbiamo cambiato proprio modo di giocare, prima con Mister Marian si giocava tutto nello stretto, in rapidità, adesso da quando è cambiato il mister ha imposto una prima punta pesante davanti e da quando è successo questo ho preso il mio posto.